E allora, Pasqualino, com'è la puntata di oggi? Una lutamaria? Sei bello tu, sei bello, Pasqualino. Magari ti tolgono tutti i becco, ti devono togliere. Ma va bene, cari amici, bentornati a tutti quanti voi nella seconda parte di Tele Durazzo, che comincia con la seconda manche del quiz, con la domanda di politica. Eccolo qui, l'erede di Bela Lugosi, l'uomo delle tenebre, l'attore preferito da Pacucci, l'unico presidente della regione che girava in ambulanza blu, Michele Bellomo, premio Oscar per A volte ritornano. Pensate, l'unico essere che faceva paura a Dario Argento. E allora, concorrenti, noi vogliamo sapere, chi è che scriveva i discorsi politici di Michele Bellomo? Giacinto Marceau. Edgar Allan Poe. Risposta esatta, risposta esatta. Complimenti. 2-0 per Giacinto Marceau, che estrae il suo secondo sacchetto. E a questo punto, cari amici, facciamo una piccola pausa quiz e concediamoci un attimo di musica in compagnia di un grande interprete, un grande autore, che sicuramente piacerà tantissimo a tutti quanti voi. E lui è tornato tra noi dal suo long plane recover, Piero Scamarcio, con Nate negli Stati Uniti. Il primo calcio lo riceve appena nato, si finisce come quei cani picchiati e si passa metà della vita a nasconderlo. Nato negli Stati Uniti, nato negli Stati Uniti, nato negli Stati Uniti, nato negli Stati Uniti. Sono arrivati in una città affollata e mi hanno messo in mano il fucile. Mi ha mandato in una città straniera con il compito di uccidere i gialli. Nato negli Stati Uniti, nato negli Stati Uniti, nato negli Stati Uniti. A Tele Durazzo c'è Piero Scamarcio. Wow! Sono ritornato a casa, il mio datore di lavoro mi ha detto: picchiami, non ti posso fare niente, all'associazione dei Reds mi hanno debatti. Ed ora è il momento del gioco per tutti i bambini nati in Italia. Siamo infatti al momento del gioco dei vocaboli, un gioco attraverso il quale noi tentiamo anche di far conoscere la lingua italiana ai fratelli albanesi. E allora, cari bambini, oggi la lettera è la lettera D. Coraggio, telefonateci, coraggio bimbi, chiamateci. Chi è? Chi è? Ma squillozzi il telefono, subitaneo rispondo. Pronto, chi parla? Pronti, benissima. Buonasera. Sono un bambino. L'avevo capito. Ciao, bel bambino. Come ti chiami? Cosimino. Cosimino, ma che bel nome. E quanti anni hai, Cosimino? 31. 31 anni, Cosimino? Sì. E come mai c'hai 31 anni, Cosimino? E sono il fratello di Peppino. Sei il fratello di Peppino? Sì. E voi non ci avete niente da fare all'ora di pranzo che stare davanti alla televisione? Sì, dobbiamo telefonare a voi per forza. Per forza? Sì. Va bene, vuoi giocare anche tu al gioco? Sì, sì. Va bene, allora gioco, dai, basta che fai buono però. Basta che fai buono. Allora, Cosimino, cominciamo dalla prima colonna, la colonna dei nomi. Cosimino, la colonna dei nomi. Dado. Dado. Sì. Dado. Che caspita di nome, Dado, Cosimino. Che c'è qualche amico che si chiama Dado? Sì.
Vorrei proprio vedere la faccia di questo amico tuo che si chiama Dado. Mica ne ha una, ne ha sei. Ne ha sei di facce, simpatico così mina. Sempre così, vai avanti, vai, cose. Deposito. Scusami così mina, ma il deposito non è una cosa. Sì, ma noi le cose nel deposito le mettiamo. Le mettete nel deposito? Allora vai a vedere cosa c'è nel deposito, vai, dai, di un altro. Allora aspetta un attimo. Che cosa aspetta un attimo? Dove sei andato? Cosimino, tu veramente sei andato nel deposito? Pronto? Cosimino! Pronto? Che c'è? Ho trovato! Cos'hai trovato? Nel deposito ho trovato la damigiana! Guarda, ti sei sbagliato perché quella è tua sorella messa di profilo! Comunque passi per la damigiana! Damigiana, città! Città? Certo! Vale a dire domodossola? Ma certo che vale a dire domodossola! La risposta è esatta immediatamente! Animali? La doll! La doll? Sì, che animale è la Rossana doll? Rossana doll! E che è un animale, Rossana doll? Sì, una sorta di bestia. Tu sei un sorta di maiale, capito? Sei un po' maialotto, Cosimino. Doll, va bene. Fiori? Di pesco. Di pesco? Che fiore è questo? Ah! Ah! Quello è fiori rosso, fiori di pesca. Sì. Hai fatto i collegamenti, hai fatto? Sì, sì. Te li devono portare sulla tomba, Cosimino, i fiori di pesco. Di pesco, ecco qua. Cantanti? Se dico un cantante con due D, vale doppio. Ma perché c'è un cantante con due D? Sì. E chi è questo? Didi Bridgewater. Didi Bridgewater. Guarda Cosimino, questo tra l'altro è straniero, non vale, dine un altro. Allora, Donatella Rettore. Donatella Rettore, con i miei complimenti per aver fatto questo splendido accostamento tra la Bridgewater e il Rettore. Passiamo al punteggio, passiamo. Long play, 10, già lo 20, so. 30, 40, 50, se mi fai la punta. 50 e 60, long plane ce l'hai fatta, complimenti! Evviva, evviva, evviva! Evviva, evviva! Bene, allora a questo punto, Cosimino, devi scegliere tra i premi di oggi, che sono un disco di Peppino di Capri o un disco di Peppino Gagliardi. Cosa scegli? No, nessuno dei due. Devi scegliere per forza. Voglio andare al cinema, un biglietto per il cinema. Non ce l'abbiamo i biglietti per il cinema. Cioè abbiamo o i dischi di Capri o i dischi di Gagliardi. Quale vuoi? No, guarda come te lo dico, quale vuoi? Non li voglio, nessuno dei due. Non ne vuoi nessuno dei due? No, meglio 10 anni di galera. E invece te li prendo tutte e due, hai capito? Te li prendo tutte e due, caspita, caspita. Va bene? Ciao Cosimino, ciao. E va bene cari amici, allora abbiamo chiuso lo spazio bambini e possiamo senz'altro andare avanti con Teledurazzo! Bene cari amici, siamo tornati alla postazione quiz per la terza e ultima domanda, la domanda di TV Giornali! Oggi parleremo di Beppe Capano, il noto cronista sportivo della Rai 3 Puglia. Oh, perfetto. Qui abbiamo la foto di alcuni sportivi che si sono imbattuti in qualche suo servizio sul calcio. E questo chi è, Ciro? Ma dai capelli sembra la sorella. Questi tre poi hanno scoperto da dove trasmette. E adesso la domanda, signori concorrenti. Vista la complessità che caratterizza l'acconciatura di Beppe Capano, a quale centro specializzato, secondo voi, Beppe Capano si rivolge per farsi questo sorto di taglio di capelli? Ancora Giacinto Marceau! A Tecnopolis! A Tecnopolis! Bravo! Risposta esatta! 3-0, facciamo il sacchetto! 3-0, vincitore della puntata ancora una volta, il grande Giacinto Marceau! Ecco gli applausi scroscianti del pubblico! E devo dire Giacinto Marceau che lei anche oggi ha fatto una gran bella prova, complimenti! Grazie! La incoroniamo anche oggi, sacchetto speciale della trasmissione! Grazie! E a tutti quanti voi amici, vi diamo un appuntamento a domani, non prima però, sì, lo so Ciro, di aver presentato lo spazio umoristico di Puglia. Oh, perfetto! Se mi permette, signor Mazza, quest'oggi abbiamo sospeso la collaborazione con Puglia per iniziare un'altra collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno. Un attimo, Marceau, cioè cosa vuol dire questo? Praticamente per l'angolo umoristico di oggi ho scelto un editoriale che è apparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno di martedì 6. È un editoriale? Di chi si tratta, Ciro? Si intitola
È morta l'idea del socialismo. E di chi è l'articolo? Di Franco Passaro. Caspita, allora è proprio da far vedere. Sì, lei. È morto il socialismo, guarda qui, guarda, guarda. E perché? E perché hai sottolineato l'ultima frase, Ciro? Ma praticamente questa è la cosa che fa moltissimo riflettere. È la più divertente. Sì. E dimmi. Praticamente si legge. Come si vede, poco o nulla della vecchia dottrina, solo l'immutato anelito morale, resta nelle cose per le quali si può credere in un socialismo che non morirà. E cosa c'è da ridere, Ciro? No, non tanto un articolo, quanto proprio il fatto che l'ha scritto Franco Passaro. Per piacere, Ciro, ma cerchi di trovare delle cose un po' più umoristiche, se non ti dispiace. Via, ragazzi, via. A domani, ciao! E mi fa ridere molto, mandate.